Riproviamoci. Sperando che non arrivino altre telefonate. Dunque, prefazione. Elogio del retrovisore. Nel 1910 un certo Adolphe Wass, un pubblicista di sinistra oggi completamente dimenticato, descriveva nel modo seguente la cartografia del campo di battaglia politico, come era stata ridisegnata completamente all'indomani dell'affaire Dreyfus. Le tre grandi divisioni geografiche della Camera, la destra, il centro e la sinistra, corrispondono alle tre grandi divisioni ideologiche, al di fuori delle quali non vi è spazio per alcuna concezione politica, economica o sociale. Ieri è la destra, oggi è il centro, domani è la sinistra. Reazionari, conservatori e democratici. Questi sono i tre partiti essenziali, categorici, si potrebbe dire, che si disputano la sovranità. Vabbè, disputano perché è dispute, disputano la sovranità. Questa classificazione un po' logora, ma che oggi la maggior parte dei nostri intellettuali di sinistra sottoscriverebbe senza esitare, introduceva in modo particolarmente chiaro i nuovi presupposti ideologici su cui riposa oggi l'immaginario della sinistra moderna. Da una parte, ed era evidentemente lo sconvolgimento più importante, il movimento operaio socialista, il cui ruolo era stato così fondamentale nell'storia del XIX secolo francese, dalle giornate del giugno 48 alla Comune di Parigi, cessava definitivamente di esistere come forza politica indipendente, portatrice di un progetto filosofico specifico e agente in disparte rispetto agli spartiacque ideologici tradizionali. Non rappresentava più, adesso, che una corrente fra tante altre della grande famiglia delle forze di sinistra. E questo, malgrado l'opposizione ancora potente dei sindacalisti rivoluzionari, di cui la Carta d'Amiens adottata nel 1906, simbolizzava precisamente la volontà di opporsi a qualsiasi strumentalizzazione politica del movimento operaio. D'altra parte, definendo enfaticamente la sinistra come il partito di domani, ovvero ricentrandola sui soli valori, supposti democratici, del progresso e della modernità, escludendo quindi qualsiasi riferimento alla lotta di classe o al potere dei lavoratori, la si confinava implicitamente in un atteggiamento metafisico di una semplicità temibile. Da adesso in poi, per poter beneficiare dello statuto tanto ambito di uomo di sinistra,
espressione che non comincia a diffondersi, tra l'altro, che all'inizio del XIX secolo, bastava in effetti ostentare un disprezzo in linea di principio per tutto quello che portava ancora il marchio d'infamia dello ieri. Ieri, il mondo tenebroso dei territori, delle tradizioni, dei pregiudizi, del ripiegamento su se stessi o dell'attaccamento irrazionale a degli esseri o a dei luoghi. E manifestare parallelamente la propria comprensione e la propria simpatia attiva per qualsiasi evoluzione della società moderna, che fosse politica, economica, morale o culturale. In una parola, la sinistra rappresentava ormai la chiave d'ingresso privilegiata di questo migliore dei mondi possibili, il Brave New World, i cui valori sarebbero stati, cui soli valori si sarebbero identificati con le leggi universali della ragione, con la R maiuscola. E d'altra parte, alla luce di questa fede ingenua nell'esistenza di un senso della storia, senso inteso come senso, ma anche come direzione della storia, la certezza, per esempio, della scomparsa ineluttabile del mondo artigianale contadino o, in un altro registro, della scomparsa ineluttabile della gelosia e dei dolori e delle sofferenze amorose, e alla luce di questa fede ingenua e dell'universalismo astratto che ne è l'usuale fondamento, l'idea che l'abolizione delle frontiere e lo sradicamento generalizzato costituirebbe la condizione preliminare di un mondo riconciliato con se stesso, che è possibile comprendere la stupefacente psicologia dell'uomo di sinistra moderno, che quindi non è un mistero solo per noi, per me, per te che forse mi stai ascoltando, ma anche per l'autore di questo libro. Se essere di sinistra significa prima di tutto saper vivere col proprio tempo e anche addirittura idealmente essere un po' in anticipo sul proprio tempo, un po' come ci sono gli artisti di avanguardia o gli stilisti d'avanguardia, le figure del male e dell'irrazionalità si definiscono in effetti da sole. Tutti quelli ontologicamente incapaci di ammettere che i tempi cambiano, che manifestassero in qualsiasi campo un qualsiasi attaccamento o una qualsiasi nostalgia per ciò che esisteva ancora ieri, manifesterebbero così un inquietante conservatorismo o addirittura, per i più empi fra questi, una natura irrimediabilmente reazionaria. Due peccati capitali che si possono d'altra parte ricongiungere, se il bisogno elettorale lo richiede, sotto il concetto ancora più oscuro di fascismo, e che bastano a definire
interamente la demonologia specifica, il malleus maleficarum dell'uomo di sinistra. Perché se esiste un pensiero che quest'uomo deve vietare a se stesso incondizionatamente per assicurare la salvezza della sua anima progressista e liberale, è proprio il pensiero che vorrebbe che su un tale o un tal'altro aspetto dell'esistenza collettiva, che si tratti per esempio della sicurezza di un quartiere o del livello degli alunni, della qualità dell'alimentazione o delle condizioni di lavoro, dell'evoluzione degli spettacoli televisivi o del rispetto delle regole di buona educazione, le cose andassero meglio prima. Ecco, questo è il pensiero malvagio che l'uomo di sinistra deve proibire a se stesso per assicurare la salvezza della sua anima. L'idea che si potesse stare meglio quando si stava peggio. Scusate se sintetizzo la prosa particolarmente ricca, un grande godimento per chi legge, forse non per chi ascolta. È questo il punto centrale. Potrebbe in fondo verificarsi che l'avvenire radioso finalmente si manifesti più oscuro del previsto e che si debba, davanti alla lezione impietosa dei fatti, abbandonare i sogni millenaristi di un mondo futuro dove non ci sarebbe più niente di simile alla vecchia storia. Ma anche in questo caso l'essenza della religione del progresso non sarebbe fondamentalmente compromessa, come lo prova, d'altra parte, l'esistenza a prima vista contraddittoria di ecologisti di sinistra, ovvero in altri termini di ecologisti per cui, come per George Bush, la crescita resta la soluzione e non il problema. Questo paradosso si chiarisce non appena si prende coscienza del fatto che il desiderio d'avvenire, in altre parole, l'attrazione positiva per una o l'altra forma del migliore dei mondi, non ha mai rappresentato altro che il momento secondo, cioè facoltativo, della fede nel progresso. In realtà il primo motore, o se volete il motore primo psico-ideologico di questa convinzione religiosa, è sempre stato il rifiuto e l'odio del passato, che si tratti di un passato collettivo o del proprio passato individuale e familiare. E la convinzione che quest'ultimo, cioè il passato, con il suo corteo di costumi assurdi, di pregiudizi ridicoli e di superstizioni mortali, rappresentava tutto ciò da cui gli individui dovevano strappare se stessi se volevano finalmente conoscere la pace, civile o interiore, la libertà, politica o personale, e, per i più esigenti, il regno trionfale della ragione, con la R maiuscola. È per questo motivo che lo sviluppo a partire dal XVIII secolo di una fede consolatrice in un senso della storia,
non sarebbe affatto comprensibile senza il trauma originale delle guerre civili di religione del XVI e del XVII secolo. Trauma la cui prima traduzione era stata, per riprendere una formula retorica che la sinistra ci ha reso familiare, una filosofia del mai più, plus jamais, mai più. È la sinistra, ma è anche Ligabue, insomma, il mio nome è mai più. Solo questa terribile esperienza, quella delle guerre di religione del XVI e XVII secolo, vi ricordo che parla un francese, quindi se la parola ugonotto vi dice qualcosa, bene, altrimenti la potete wikipediare comodamente. Allora, riprendo il testo. Solo questa terribile esperienza permette effettivamente di capire per quali ragioni lo spirito progressista riposa molto meno, in definitiva, su un interesse reale per il mondo che verrà o per le generazioni future, che sul desiderio preliminare di sfuggire ad ogni costo a un passato psicologicamente insopportabile e sulla certezza ossessiva che oggi tutto va necessariamente meglio di ieri. Certezza così profondamente radicata nell'inconscio dell'uomo di sinistra che è arrivata a costituire una vera forma a priori della sua comprensione, alla quale l'uomo di sinistra non potrebbe rinunciare senza rinunciare a se stesso. Vale a dire, per utilizzare le sue categorie concettuali, senza confrontarsi al sentimento devastatore e terrificante di star diventando, un po' un peu réac sur les bords, cioè un voir limite fascio, cioè di star diventando un po' vagamente fascista. In questo senso, il tabù fondatore di qualsiasi pensiero di sinistra, molto diverso ancora una volta da quello dell'antico socialismo operaio e popolare, i cui rapporti con il mondo pre-capitalista o anche con l'universo familiare erano molto più dialettici, è quindi il tabù fondatore di qualsiasi pensiero di sinistra, è quindi questa proibizione religiosa di guardare indietro o, a fortiori, di accordare un qualsiasi interesse alla ricerca del tempo perduto e all'esperienza storica delle civiltà precedenti. Divieto che basta ampiamente a spiegare incidentalmente che la china ideologica naturale dei movimenti di sinistra e d'estrema sinistra, una volta rotti gli ultimi legami che li uniscono ancora alle classi popolari e al loro conservatorismo al loro carattere conservatore, diciamo, non possa essere ovunque e sempre che un'imitazione della fuga in avanti. Quindi sempre in avanti, sempre in avanti. Mentre le classi operaie, insomma, sono anche quelle, insomma, l'operaio magari, non so, gioca a bocce, che è una cosa antica. E questo non va bene perché è antico, si faceva anche negli anni 50, quindi non va bene. Molti lettori, e quindi questa sera molti ascoltatori, o pochi ascoltatori, è uguale, si ricorderanno allora qui il destino esemplare di Orfeo,
il principe dei poeti, sceso nel regno dei morti per ritrovare la bella Euridice, morsa da un serpente il giorno stesso del loro matrimonio, riesce, grazie alla magia della sua parola e al suono seducente della sua lira, a convincere Ade in persona a lasciarlo tornare con colei che ama nel mondo dei viventi. Ma il dio degli inferi non ha accettato questo accordo eccezionale che ha una condizione. Ci sono le condizionalità, come nei prestiti della Commissione europea. Orfeo non dovrà mai volgere i suoi sguardi indietro fino a che sia uscito dalla valle, dalle valli dell'Averno. Ovidio, Le Metamorfosi, libro decimo. Ben inteso, è al momento stesso in cui stanno per superare il confine, gesto di sinistra per eccellenza, il confine che separa il regno delle ombre da quello dei viventi, che Orfeo non può impedire a se stesso di girarsi a guardare l'oggetto del suo amore. Un sentimento poco compatibile con il distacco stoico che implicato dal culto del progresso e della moda, e perde così, e questa volta per sempre, quella che era venuto a salvare. Dato che ogni saggio è tenuto ad avere un titolo, ho quindi deciso di indicare come complesso d'Orfeo questo insieme di posture a priori e di comandamenti sacrificali che definisce, da ormai più di due secoli, l'immaginario della sinistra progressista. Simile al povero Orfeo, l'uomo di sinistra è in effetti condannato a salire il sentiero ripido del progresso, quello che si suppone ci allontani ogni giorno un po' di più dal mondo infernale della tradizione e del radicamento, senza mai potersi autorizzare né il più lieve dei riposi. Un uomo di sinistra non è mai epicureo, quali che siano le sue numerose millanterie a questo proposito, né il più piccolo sguardo indietro. Quindi l'uomo di sinistra guarda sempre avanti, tira dritto, come noi tireremo dritto d'altra parte. D'altra parte, vabbè. Naturalmente questa strana mistica ascensionale, la salita sul sentiero ripido del progresso, e la fascinazione beata che implica per tutto quello che è nuovo, non costituiscono in questi nostri Orfei moderni che l'inverso logico della loro stupefacente incapacità filosofica e molto spesso psicologica di tessere il benché minimo rapporto positivo con il passato. E senza dubbio, come pensava Orwell, la paura di invecchiare gioca un ruolo decisivo in questa incapacità. Ora, il senso del passato non è solo quello che ci attribuisce il potere di meditare sulle rovine delle civiltà scomparse o di lamentarci sulla
eterna follia degli uomini. È anche, e forse soprattutto, ciò che permette a ciascuno, individuo o popolo, di iscriversi in una continuità storica e in una somma di filiazioni e di fedeltà, un'eredità che dovrà naturalmente essere assunta in modo individuale, e di scappare così all'illusione adolescente di un riinizio assoluto o alle mitologie parallele, religiose e cartesiane, dell'isola deserta e dell'anno 01. Mitologie che sono, come si sa, al fondamento stesso dell'immaginario occidentale e che, in un modo o in un altro, hanno sempre condotto i moderni a interpretare se stessi come monadi senza porte né finestre, come diceva Leibniz. Che sia sotto la forma romantica del Robinson ingegnoso, dell'avventuriero solitario, dell'artista maledetto, del ribelle neopunk incompreso, del privato disincantato, misantropo e alcolizzato, o ancora nella versione più misera di questo individualismo radicale, si pensa ovviamente ai romanzi apologetici di Ayn Rand, nella forma del self-made man, intraprendente, ben deciso a non contare su altri che su se stesso nella giungla impietosa del mercato capitalista. Che figure simili nella loro diversità, beh, perché naturalmente fra il ribelle neopunk, il self-made man, l'artista maledetto, insomma c'è un po' di tutto in mezzo. Che figure simili, proprio nella loro diversità, ci siano diventate oggi più familiari che mai, mostra bene fino a quel quale punto 30 anni di dominio culturale ininterrotto della sinistra post-mitterrandiana abbiano finito per farci dimenticare che all'origine il termine socialismo era stato forgiato da Pierre Leroux nel 1834 per designare l'esatta antitesi di questo individualismo esacerbato, di cui Leroux vedeva la principale fonte filosofica nell'economia politica inglese, vale a dire nell'eredità di Adam Smith, nel liberismo, e che implicava logicamente che gli uomini non associati siano non solamente stranieri gli uni agli altri, ma necessariamente rivali e nemici. Certo, finché le strutture dell'Ancien Régime restavano al loro posto, o perlomeno finché le forze reazionarie che si proponevano di restaurarle costituivano una minaccia reale, l'invocazione del progresso e di una direzione, di un senso, inteso principalmente come direzione in avanti della storia, poteva ancora passare come fosse un semplice travestimento provvisorio della critica sociale. Nello stesso modo, insomma, in cui il cristianesimo aveva potuto fornire un quadro ideologico efficace per le insurrezioni contadine del XVI secolo. Di contro, una volta che queste strutture e queste forze furono definitivamente spazzate via, la destra
dell'Ancien Régime, la sola che sia mai stata reazionaria nel senso stretto del termine, scompare dal paesaggio politico dopo il 1945, l'idea che una società libera e fraterna non potrebbe nascere che dalla rovina di tutte le forme particolari di radicamento e da una rottura deliberata con l'insieme del mondo di prima, perché questo è in definitiva il grande principio della metafisica progressista, doveva necessariamente caricarsi di un senso nuovo e rivelare finalmente in piena luce le ambiguità di cui essa era portatrice fino dall'origine. È senza dubbio a Marx che noi dobbiamo la coscienza più chiara di questo rovesciamento dialettico programmato. Se è vero infatti che lo scuotimento costante di tutto il sistema sociale e l'agitazione e l'insicurezza perpetue sono giustamente i tratti specifici che distinguono la civiltà capitalista da tutte le precedenti, come dice Marx nel Manifesto Comunista, allora è chiaro che la vecchia esortazione progressista a andare sempre avanti, a trasgredire per principio qualsiasi limite morale e culturale ricevuto in eredità o a sostituire in tutti i campi dell'esistenza la moda alla tradizione, prende improvvisamente una tonalità completamente differente. Una tonalità molto differente, in ogni caso, da quella che definiva ancora nel XVIII secolo il contrasto dei filosofi, gli illuministi, contro un potere autocratico, secolare, fondato sul dominio della Chiesa cattolica, i privilegi arbitrari della nascita, e la grande proprietà fondiaria. Per questo motivo doveva inevitabilmente arrivare un tempo, e in tutta evidenza questo tempo è arrivato, in cui, dietro la convinzione che in altri tempi sarebbe stata emancipatrice, che non si può arrestare il progresso, sarebbe stato sempre più difficile vedere qualcosa di diverso che l'idea attualmente dominante, secondo cui non si fermano il capitalismo e la globalizzazione. Perché questo è in verità il pesante tributo da pagare e di cui l'abbandono da parte della sinistra moderna di qualsiasi tipo di critica socialista al modo di vita capitalista non rappresenta che un effetto secondario. Il tributo da pagare per tutti quelli per i quali il complesso d'Orfeo continua a organizzare, coscientemente o no, la comprensione della storia e della politica, che sia in ragione della loro appartenenza sociale, le nuove élite mobili del mercato globale, questa sinistra cosmopolita, o dei loro rapporti psicologici personali con l'universo familiare e con l'idea stessa di filiazione. È dunque da qui che bisognerà ripartire se teniamo ancora a vivere in un mondo diverso da quello che ci è stato destinato. Allora, non pretendo che sia una lettura semplice, anche se ho cercato di
chiarire il punto. Ma devo dirvi che se non mi fossi imbattuto in questo libro, che peraltro mi era stato regalato da un amico che per le circostanze della sua vita si era trovato ad essere assistente niente meno che di Marine Le Pen, quindi del demonio. Sentite un certo odore di zolfo. Se non fosse stato per questo libro qui, che voi leggete al contrario, ci avrei messo molto di più a capire che cosa non mi convinceva nel ragionamento di quella sinistra a cui mi rivolgevo. E se ci fate caso, se avete letto Pasolini, per esempio, che ha una prosa meno intricata, meno involuta, e che scriveva, questo di quando è? Questo è del 2014, quindi 40 anni, più di 40 anni prima di Michéa, già lì trovate sotto un angolo completamente diverso quello che mi fa e forse ci fa orrore del pensiero cosiddetto di sinistra, questa dimensione distruttiva che consiste in buona sostanza nel avvalorare la propria pretesa di essere radicalmente migliori degli altri con il proprio sovrano disprezzo, e com'è che lo chiama? Lui è bravissimo, lui dice proprio, aspetta, c'è un'espressione che mi piace tantissimo, sul desiderio preliminare di sfuggire a tutti i costi a un passato psicologicamente insopportabile e sulla certezza ossessiva che oggi tutto sarà necessariamente migliore di ieri. E infatti la frase si stava meglio quando si stava peggio viene assunta dall'uomo di sinistra evoluto come paradigma della mediocrità piccolo borghese e della persona che, però, amici cari, certo, mediocrità piccolo borghese versus concezione rettilinea della storia, no? Perché se non si può guardare dietro perché davanti va meglio, necessariamente quello che c'è davanti è meglio, allora si ha una concezione della storia molto naif e anche direi molto facilmente controvertibile, perché se quello che ci aspetta è necessariamente meglio di quello che noi lasciamo dietro le spalle, ciò deve essere valido in ogni punto dell'asse dei tempi. E quindi, per esempio, nel 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi dopo una catastrofe, dopo che l'umanità era discesa abbastanza in basso, si poteva pensare, esattamente come per altri versi e su un altro piano oggi dopo la crisi Covid si può pensare, che la strada sarebbe stata in salita, quella del progresso, nel senso positivo, cioè che tutto sommato le cose sarebbero andate meglio, come oggi si può pensare che tutto sommato comunque ci sarà crescita. Certo, quindi nel 1919 il meraviglioso futuro di progresso era Auschwitz. Mi piace come prova della idiozia di chi crede alla linearità della storia. La storia è non lineare, è ciclica, quindi noi non possiamo. Se noi adesso ci guardiamo indietro, vediamo Auschwitz. E certo, naturalmente, rispetto a quello, tutto quello che sta davanti forse sarà migliore, forse. Perché
che cosa ci dice Michéa? Che questa ideologia del guardare avanti nasce perché nell'Ottocento ci si ricordavano le guerre di religione, i massacri ancora del XV, XVI secolo, e il pensiero politico in qualche modo aveva assunto questa retorica e questa ideologia del mai più. Sì, però la notte di San Bartolomeo non è stata una passeggiata, perlomeno non per tutti, anche questo si può tranquillamente googlare volendo. Però, insomma, torno a dire, Auschwitz è stato peggio. Allora, quello che c'è davanti, il mai più, come in storia, come il mai con, diciamo, in politica, non sono, diciamo, delle categorie particolarmente feconde. Forse da questo punto di vista dobbiamo affidarci a un pensatore che ci ha lasciato in questo annus horribilis, insomma, mai dire mai. Naturalmente il pensatore in questo caso è l'interprete, e mi riferisco a Sean Connery e non mai dire mai. Mai dire mai più. È qui anche che si registra lo scollamento devastante per loro degli uomini de sinistra dal cosiddetto popolo. Ed è qui che, perché naturalmente il modello che viene proposto, appunto questo modello di questo cosmopolitismo farlocco, oltre al fatto che invece di essere proposto è imposto, non trova spontaneo e immediato accoglimento in tutti gli strati delle varie classi popolari, incluso quello cui io appartengo. Io sono stato molto contento di fare la mia carriera, per esempio, in Italia, senza dovermene andare all'estero a studiare. Ci sono andato dopo aver studiato. Non è mai stata questa una diminuzio. Cioè, qualsiasi forma di costrizione, anche la costrizione a essere libero, diciamo così, di cosa? Di andartene per forza all'estero. Vedete quante contraddizioni in termini racchiude il pensiero dei nostri avversari? E siccome queste contraddizioni sono distruttive per loro, loro vogliono distruggere noi e quindi non sono degli avversari, ma dei nemici. Buonanotte!